L'unità si compie 110 anni, la sottosezione di Lecco 90. Il vostro obiettivo, quello principale, è quello di accompagnare i malati a Lourdes, più di 120 quelli che avete portato lo scorso anno. E quest'anno si rinnova questa iniziativa, si rinnova con una serie di eventi, tra cui l'offerta di piantine di ulivo. Queste piante che vengono distribuite ovviamente a livello nazionale sono molto belle, fra le altre cose, e servono per autofinanziarci. Tutti gli anni noi mettiamo a disposizione parecchie migliaia di euro per queste nostre iniziative, che non sono solo quelle di portare a Lourdes delle persone, ma anche a livello locale facciamo parecchie cose. C'è una nostra giornata dell'ammalato che è il 10 di giugno alla Grotta della Madonna di Lourdes di Acquate. Di solito c'è un pellegrinaggio nella nostra zona, quest'anno andiamo a Caravaggio il 5 di maggio e la nostra associazione, oltre che portare ovviamente gli ammalati e gli anziani, anche dei pensionati della nostra zona in questi santuari, si dedica a attività sociali sul territorio. Quindi andiamo nei pensionati, facciamo attività di animazione, di trasporto a malati, li portiamo in chiesa per le varie funzioni, insomma, collaboriamo molto, specialmente dove ci sono gli anziani, per queste iniziative. Siete già stati in piazza, ci tornerete questo fine settimana, 17-18 marzo, dove possiamo trovarvi? Noi andremo in piazza del Sagrato della Basilica di Lecco, San Nicolò, e alla Chiesa della Vittoria. Sono le ultime due nostre mete, speriamo di offrire molti ulivi, anche perché il weekend passato è stato un po' sfavorevole per le condizioni del tempo. Quindi spero che i lecchesi ci diano una grossa mano a poter soddisfare tutte le nostre esigenze senza dover fare dei resi che di solito non facciamo mai, grazie alla generosità delle persone sul nostro territorio. Giusto ricordare che Unitarsi è nata dopo il miracolo ricevuto da una signora di Acquate 90 anni fa. Sì, diciamo che da allora sono nate moltissime iniziative, compreso la costruzione della grotta della Madonna di Lourdes di Acquate e poi successivamente il santuario che è soprastante. Manteniamo questa tradizione, ogni tanto viene conclamato qualche miracolo, anche se noi che viviamo in mezzo a questa realtà di miracoli ne vediamo tanti, anche nel sollievo delle persone e nella gioia che noi riusciamo a portare portando loro in questi luoghi dove apparentemente sembra che il dolore debba sovrastare tutto e invece che sovrasta tutto è proprio la gioia.